Grazie tante, suor Agnese. Finisco io, grazie. Hai sonno, eh? Sì. Vuoi farla, nanna? In questo bel letto, senti com'è bello morbido, eh? Così domani mattina ti svegli presto e andiamo a Roma. L'hai mai vista Roma, tu? Eh? No. Lo sai che c'è il Papa? C'è il Papa che ha delle guardie, tutte a strisce, tutti colorati sono. Una bellezza se vedessi. E poi ci sono pure i corazzieri, al Quirinale. Vedrai come starai bene a Roma. Lo sai che suor Letizia ha un nipotino, ha proprio la tua età, è alto come te, così, e ha un coccodrillo così, vivo, vero. Non ti piace il coccodrillo, no? Sì. Ci vuoi giocare? Non hai paura? Fa la nanna adesso. Voglio dire una preghiera. Ah, già. La preghiera. In ginocchio bene. Nome del Padre, Dio, Spirito Santo, per così sia. Con Gesù, so che non posso peccare più. Subito, presto. E chiudi gli occhi, Chiudi gli occhi. Non dormi? Sì, adesso. È lontano l'America? Come hai detto? Io sentirò tutto. Allora mamma non la vedo più. Ma ci sono io adesso. Non ci pensare. Avevi detto che ti piaceva rimanere con me. Ci sono io adesso. Quello lì? No, non è quello. Seduto.
Fammi sentire. Adesso quando lo vedi me lo dici. Va bene? Eccolo là. Peppino! Lei è Sor Letizia? Sì. Ha fatto male a portarlo qui. Se lo rivede prima di partire, è peggio. Senta, dei gelati, sì? Sì. E porti uno per il bambino e a me un caffè latte. Grazie. Va bene. Misto il gelato? Misto, misto. Ecco il gelato, vedi? Grazie. Ti piace il gelato, sì? Sì. Io posso andare, madre, non le serve altro, vero? A me no, ma al bambino sì. Una trasmissione di musica leggera. Senta, madre, io di Salvatore non ho più voglia di sentirne parlare, d'accordo? Cameriere. Vengo. Salvatore, tu aspettami qui, capito? Sì. No, senta, no, per favore, lei mi deve ascoltare. Quello che faccio è una cosa che non dovrei fare perché il segreto di una lettera è come il segreto della confessione. Ma lei deve sapere, deve sapere. Legga questa lettera. La legga. Lei non dice niente. Questa qui è sua moglie, sa? Oggi è sua moglie questa qui. E lei non dice niente. Oh. Ma sì, lo so anch'io, in questi ultimi giorni è un po' cambiata. Ma una volta in America le passerà. Ma non ci speri, sa? Non ci speri, sarà sempre così. Non ci sono anni che tengano per certe cose. Non si perdonano, non si scordano. Lei Assunta la può portare lontano finché vuole. La può fare ricca. Le può dare altri 10 figli nuovi, ma il bambino che rimane qui solo, nella sua coscienza, non lo potrà scordare mai, mai. Ma basta, ma cosa ne capisce lei? Come cosa ne capisco? No, lei mi sta a sentire adesso. Lei mi deve ascoltare, perché anch'io ho voluto allontanarlo dalla madre del bambino. Ma io l'ho fatto perché gli volevo bene, per tenermelo vicino. Che Dio mi perdoni, un convento ricostruito. Un convento, che Dio mi perdoni. E adesso me lo potrei anche tenere, bambino. Visto che lei non ne vuol proprio sapere, ma non si può, non si può, non si può. Lo devi capire anche te che non si può far questo. Scusi, madre. Senta, io... Qui non si capisce bene il numero della strada. Potrebbe essere di 71. Che numero è? Che numero è, per piacere? 71. Thank you.
Quando sono in America, mi viene a trovare ogni tanto. Sì, sì. E se tu non puoi venire, ti vengo a trovare io. A sentire adesso, adesso io suono e da qui viene mamma. Tu le direi che io non ho potuto aspettare perché mi sono scordata una cosa. La devo andare a prendere e torno subito, capito amore? Capito? Bambino mio. Sor Letizia, ma dove va? Aspetti!